Oggi festeggiamo il centenario della nostra facoltà, lo festeggiamo attraverso la presentazione di un volume che raccoglie gli scritti dei docenti della facoltà. In questo volume emergono tre profili importanti della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica. Emerge il profilo della missione del docente, che è quella di svolgere un'attività scientifica rigorosa e una formazione rivolta agli studenti, formazione della quale rimane poi traccia ben visibile nell'attività professionale, qualunque essa sia. L'auspicio è che questa attività di formazione e non di informazione rimanga nelle nuove generazioni. Emerge poi il profilo del diritto come tecnica al servizio della persona, come strumento per il perseguimento del fine comune, del bene comune. Da questo punto di vista, in tutti gli scritti del volume emerge un'attenzione costante dei docenti della facoltà nel corso di questi 100 anni, rivolta anche a un impegno civile nelle istituzioni, nell'impegno costante per il progresso della vita politica, culturale, sociale del nostro paese e dell'Europa. Il terzo profilo che emerge è il metodo, cioè il dialogo, un dialogo che viene declinato anche nel volume in vari modi, il dialogo tra studiosi, il dialogo con gli studenti, ma il dialogo nella società e con la società. Credo che da questo punto di vista la presentazione oggi del volume rappresenti una esatta cifra distintiva della nostra facoltà. La capacità di innovare continuamente le proprie conoscenze e competenze. Il diritto si evolve con una rapidità eccezionale. La facoltà di giurisprudenza non mira tanto a dare nozioni, quanto a dare il know-how, la capacità per aggiornare continuamente le proprie competenze e le proprie conoscenze. Anzi, prima le proprie conoscenze per maturare sempre nuove competenze. E credo che questo approccio sia quello corretto per il mondo del lavoro di oggi, perché vediamo che il diritto è velocissimo, ma anche il mutamento del mercato del lavoro è velocissimo. Oggi sono richieste alcune professionalità e la facoltà è sempre in contatto con il mondo del lavoro per cercare di aggiornarsi continuamente, ma fra 5-10 anni le professionalità potrebbero essere diverse. Per questo la Facoltà di Giurisprudenza cerca soprattutto di dare ai propri studenti un metodo con il quale possano affrontare le sfide e i cambiamenti futuri. La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica naturalmente nasce con il corso di laurea che adesso chiamiamo magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, ma negli ultimi anni e ormai anche negli ultimi 2 decenni, dobbiamo dire, sulla scorta delle evoluzioni nazionali ha anche aggiunto un primo livello, una laurea triennale in servizi giuridici per l'impresa, il lavoro e le pubbliche amministrazioni, e il dottorato di ricerca, che è il terzo livello ormai della istruzione universitaria. Noi abbiamo addirittura 2 dottorati incardinati presso la Facoltà di Giurisprudenza, il dottorato in persone e ordinamenti giuridici, il cui coordinatore è il professor Andrea Nicolussi, e il dottorato in impresa, lavoro, istituzioni e giustizia penale, il cui coordinatore sono io. Al di sopra di questi 2 dottorati, diciamo con funzioni di coordinamento, c'è la scuola di dottorato in diritto, che è presieduta a turno da uno dei 2 coordinatori. Questo, diciamo, è il terzo livello della formazione universitaria. Per quanto riguarda invece servizi giuridici per l'impresa, il lavoro e le pubbliche amministrazioni, questa non deve essere vista un po' come la sorella minore del corso di laurea a ciclo unico, ma è invece un corso con una sua peculiarità, una sua individualità, che mira a formare degli esperti, dei professionisti che si inseriscono primariamente nelle imprese ma anche nelle pubbliche amministrazioni, e non invece, come accade per la laurea a ciclo unico, nelle professioni tipiche ordinistiche, avvocato, magistrato, notaio e così via. Quindi diciamo che è un corso di studi triennali che mira a un inserimento immediato nel mercato del lavoro, anche se c'è la possibilità naturalmente sia di transitare nella laurea a ciclo unico, ove uno
maturi questa vocazione, sia completare comunque questo percorso con un master, e naturalmente anche la facoltà di giurisprudenza ne offre. La facoltà di giurisprudenza può contare su una forte tradizione di studi internazionalistici e la può mettere oggi a servizio dello studio di sfide attualissime e senza precedenti. Le sfide che nascono dalle tensioni geopolitiche attuali, appunto senza precedenti nella storia recente, sfide che nascono dalle problematiche climatiche con cui tutti siamo confrontati, sfide che nascono dalle movimenti migratori che comportano pressioni, aspettative e esigenza di tutela di diritti ed esigenza di cooperazione fra stati. In tutto questo c'è sullo sfondo una crisi della globalizzazione, del multilateralismo, che richiede una ridefinizione di schemi, modelli, modi di pensare del diritto internazionale, della cooperazione internazionale a cui siamo abituati. L'Istituto di Studi Internazionali che dirigo si sta impegnando da anni nello studio di queste tematiche e sta sperimentando temi nuovi, aree nuove di elaborazione del pensiero in questo campo, non da ultimo il tema dell'intelligenza artificiale e della sua regolamentazione anche internazionale. Al giurista internazionale, al giurista che si vuole occupare di relazioni internazionali, che si vuole occupare di diritto internazionale, si chiede innanzitutto di conoscere la realtà sociale, economica, politica. Il diritto è strumento di regolamentazione della società e dell'economia e in questo senso presuppone una conoscenza, una familiarità, una attitudine a conoscere anche temi non giuridici. In questo senso i nostri insegnamenti cercano di combinare sia gli aspetti giuridici, sia gli aspetti di contorno, di contesto su cui quegli aspetti si fondano e con cui devono relazionarsi. C'è poi la necessità per qualsiasi giurista, non solo per i giuristi che si occupano di diritto internazionale, di imparare ad argomentare, a dialogare con altri soggetti, altri giuristi o non giuristi. Imparare dunque non solo le cognizioni, ma imparare a comunicare quelle cognizioni e a fare cose con quelle nozioni, a trasformare la conoscenza del diritto in una conoscenza pratica, operativa, comunicabile, condivisibile con altri professionisti.